È terribile, se no. Spiegami un po' come funziona sta scalata. Allora, questa scalata praticamente come funziona? Io sono partito da ferro 4 e devo riuscire ad arrivare a gold 4 giocando pick che la chat sceglie. Possono scegliere in diversi modi o possono anche scegliere delle challenge, ok? No, vi prego, non fatemi andare qui. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se vado Yumi prima... No, dai. Dai, non si può così. Voi sapete già cosa volete prendere, quindi scambiamoci, dai. Ok. Mi fai lo scambio, tanto picchiamo nello stesso momento. Faccio la scalata giù, vado sempre più in basso. Vado sempre un pick più in basso. 100 pc su pol jungle. Why? Ora mi danno buono. Close my ban. Ah, ok. Bene, signori, siamo molti. No, ragazzi, dai, non glielo voglio fare Yumi Jungle. Sono carini questi. Mi hanno dato il coso. No, mi hanno dato le. Eh? Fit support. Vabbè, allora lo faccio, vaffanculo. Scusami, che succede? Ragazzi, hanno un team devastante poi. Yumi cosa fa contro Nocturne? Eh sì, il pick di Yumi è stato proposto da un burlone. E quindi se io prendo Yumi e perdo un game, cioè, via. Pit support palese perché non terrà il leone. Beh. No, tra l'altro è Yumi jungle full movement speed. Però vabbè, io farò quello che riesco. Già è già tanto se si riesce a giocare Yumi jungle, ragazzi. La loro reazione, ragazzi. La loro reazione, adesso che succede? Sì, secondo me doggiano. Non è successo niente, state tranquilli tutti, tranquilli, tranquilli. Sono Yumi support ma giungla. Yumi, I fuck your mom in Erba Jane. Cosa dice? Vabbè, capito? Non è che doggia, però mi insulta e poi parte il game lo stesso. Ok. Sì, tutto è possibile, secondo me, tutto è possibile. Hanno avuto 30 secondi, però non hanno... Boh, gli va bene, non hanno doggiato, non so come. Però, cioè, si lamenta di Yumi Jungle, ma abbiamo Fizz Support, cioè di Fizz Support tutto bene. Ma Yumi Jungle? No. Ok, è peggio Yumi Jungle di Fizz Support. Però perché i Fizz non gli hanno detto niente? Io vedo Fizz Support e dico, scusami, se dovessi essere un giocatore che gioca serio, perché poi io mi conosco, gioco Troll Pick, quindi se vedo uno che gioca Troll Pick non mi spavento, anzi dico fico. Però, cioè, perché non hanno detto niente a Fizz Support? Contro Leone. Comunque dicevo, praticamente funziona così. Qua c'è il negozio dei pick e ci sono tante possibilità. Ok? Per esempio... Si può scegliere il champion con uno di questi metodi: 10 sub, oppure sub di livello 3, un anno di sub, oppure 50 live viste consecutive o 50.000 punti canale. Quindi se uno arriva a 12 mesi, ad esempio, di sub, può scegliere un champ. Oppure a due troll con 15 sub, oppure 100 live viste consecutive, 2 anni di sub o 75.000 punti canale, eccetera, eccetera. C'è anche tipo la 20 morti challenge, devono scegliere un target, io devo cercare di ucciderlo 20 volte, 20 volte, quindi 20 morti. Oppure una troll squad, quindi 5 champion. Con qualcosa di divertente magari che li accomuna per giocare, oppure gioco Katarina perché è il champion che proprio non sopporto, oppure gioco con due PC contemporaneamente, 50 sub e cose così e via. E ci sono tante possibilità nel negozio dei pick. Adesso, per esempio, signori, popolo del tubo, benvenuti in questo nuovo video, stiamo per fare schifo. What the fuck happened? Yumi Jungle. Pit Soup. We add to swap.
Something didn't work. 30 secondi alla generazione. No, P, I'll try my best to soup you with gunks. Avremmo dovuto swappare, ma non è successo, ragazzi, proprio non capisco. You are troll. No, 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 va, giuro. Nobody dodge it for you, dog, enjoy. No, 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 sorry. I had to swap. Help pull. I don't dodge for trolls. Me too. I misclicked. Poi lui dice fit support. Non dodge per i troll. You will then 30 minutes at least. Ma che me ne frega a me? Comunque, ragazzi, se questo pick dovesse venire molto male e dovesse intare troppo, d'ora in poi pick del genere non li facciamo nella scalata, ok? Perché giustamente a me dispiace anche, visto che ovviamente qua, poverini... Vabbè, in realtà guarda che sto tankando... No, in realtà ce la facciamo, ragazzi! Scherzavo, nulla è potuto! No, 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 no. Ce la possiamo fare. Cambio quello vetro con quello blu. Perché devo cambiare lo vetro con quello blu? Quello blu mi dà moving speed. Ma a me che me ne frega della moving speed quando sarò dentro la gente, scusami. Che me ne frega? Questo qua invece mi dà dei danni. Quindi io entro dentro uno, anche se faccio schifo, faccio la Q e fa il 4% della vita del nemico in danno, capito? Devi fare la full moving speed. Ma ragazzi, ma è già tanto se riesco a fare Yumi Jungle in silver. Allora hanno detto semplicemente Yumi Jungle Moin Speed, ma è giusto solo per farmi intare. Però non posso farlo, cioè, sennò è troppo inutile. Devo anche scalare. E quindi io ci provo, però la faccio come dico io. La prossima volta magari vediamo. Primo sangue. Chi lo sa se mi invaderà, magari no. Poi magari il team mi carria, vedete, cioè... Già non sta andando male. Tutti i bot. Ragazzi, se vinco con Yumi Jungle, GG. Tanta roba proprio. Era rischioso, se lui fosse stato lì sarebbe stato terribile. Non mi invade, non mi invade, visto, sono troppo forte. Oh, guardate che non va mica male, eh. Cioè... Comunque del danno lo stiamo facendo. Questo scudo qua aiuta un botto, eh. Cioè, sono quasi full vita. Non male, non prendiamo troppo danno qua. Sì, ok, ho finito il giro al minuto 4. È un po' tardi. Di solito finisco intorno al minuto 3:30, è normale, ecco, però... fa niente, anzi facciamo pure questo. Anchiamo la top lane. Arriva il gank di Yumi. Pure la mid lane. Affanculo, non si ganka niente, ok, niente. Gromp and gank top. Hai capito, Yone? Stai tranquillo che arrivo. Magari è Afk il loro jungler, non lo so. Ah no, è là. Vabbè, ha 24 di farm come me, quindi ha fatto il Giorgio Bot. Arrivo! Ecco il gank. Andiamo. Allora? Fai perdere tempo. Me ne vado. Cosa fa? Perché si è fermato? Peccato, però bene, dai.
Potevamo quasi ucciderlo. Non ho capito, però non mi sembra molto, molto sveglio questo Ione, eh. Però un po' fermo. Allora, le scarpe? Non lo so, è che... Poverina, cioè, come facciamo a far danno? Allora, il mio dicare sta andando benone. Quindi, perché non fare qualcosa come questo? Ecco. Va bene. Madonna, Ione sta straperdendo. Ma cos'è il grasp? Vabbè. Ok. C'è gente che secondo me è più strana di me comunque. Non ha senso questa cosa. Ione col grasp. Sarà. Non sono convinto, ma ok. Pensa come sarà bello quando entrerai in Fizz e potrai smettare il baron al sicuro da dentro il pesce. Ma guarda che ha i suoi vantaggi, eh. Poi daremo pochissima presenza agli obiettivi. Tipo, vabbè, adesso ho il drago. Io starei attento se fossi in voi, perché... No, ragazzi, ma che cazzo state ancora là? Andate a guardare, mettete una cazzo di guarda, non ce le hanno. Allora, io forse il flash non lo so, vabbè, ma sì, il flash serve. Come mai non hanno fatto il drago? Ma cosa fanno questi? Hanno ucciso il mid laner, la bot laner laggiù, Yumi jungle. E erano tre vivi, non fanno il coso. Scrivi, uvu, my boyfriend is not carrying me to master, so I'm playing Yumi jungle. E così, proprio, facciamoci subito odiare. Oh oh. Non lo so, se forse l'Ignite mi ha aiutato a fare la prima kill. Avrei fatto la kill su Vladimir con l'Ignite, effettivamente. No, mi ha rubato i campi. Ok, no, solo i lupi. Vabbè. Ma che strano questo Nocturne. È venuto nella mia giungla, ha preso i lupi e se n'è andato. Non era spawnato perché l'ho fatto molto tardi, sì, immagino. Madonna, ma quanto sei attenta. Ragazzi, lei è un jungler main! Io volevo vedere chi ci arrivava, ma è fortissima Lady Xanax, non le sfugge niente. Aiuto! È cattivo! Ah ah! No. È sparito. Ho ucciso il jungler nemico. Io ne ho sbagliato tutto, però vabbè. Va bene. No pibro. Una kill. Ha fallito tutti gli auto-attacchi. Come fai a fallire gli auto-attacchi? Gli auto-attacchi non si possono fallire, non si schivano. Non li ha fatti, semplicemente, questo intende. Sì, Yone è terribile. Ma almeno lo sa anche. Meno male che lo sa. Perché, ovviamente, la consapevolezza è il primo passo per migliorarsi. Almeno lo sa. È onesto. Se fosse stato uno Yone a Master avrebbe dato la colpa a te. Invece no, se le prese... Vabbè, oddio. Se gioca così male non può dare la colpa a me, eh. Poi capisco che sono Yumi Jungle, però cazzo, lui l'ha giocata veramente male. Uno Yone a Master lì non avrebbe dato la colpa a nessuno, avrebbe fatto doppia.
Questa non è sempre mid. È tempo di arrivare con un nuovo jungler. Quanta gente c'è lì? Un full time mid, what the fuck. Sono con te, Malzar. Vabbè, però in bot hanno distrutto tutto, dai. Non è qua? Dov'è? È là. Cosa fa Fizz? Ma che modo è di scappare? Vabbè, era meglio se continuava a fare il mio campo tranquillo e basta. Allora, ovviamente con questa bella build i campi di giungla restano troppo tankosi. Forse avete ragione, forse un po' di mind speed l'avrei dovuta fare. Però dai, c'è il lupo che mi sta aiutando in realtà. Ma comunque il Cosmic Drive non mi aiuta perché faccio autoattacchi. Cioè, il Cosmic Drive mi aumenta il danno della Q che faccio ogni 20.000 secondi. Farei un bel collector. Così rubo le kill con la Q. Quando sta per morire un tizio, Q, pip, kill the Yumi. E si vede una Yumi 10-0 jungle. E poi perdiamo. Però vabbè, sarebbe molto divertente. Lo so, non andiamo in speed, però sarebbe divertente. Ma io non vado ad aiutarlo, quello. Allora, vediamo un po' cosa che dà in speed. Abbiamo... lo Shurelia, ragazzi. Lo Shurelia dà in speed. Oppure in speed e AD. Ma ormai ho la pietra di luna rinnovata. Sono un vero support, io. Prendiamo l'Arden Chancer e potenziamo sto Kog'Maw all'infinito, dai. Perché tanto non c'è un support, abbiamo un Fizz. Meno male che ci sono io. Dov'è? Un alleato è stato ucciso. La top. Un nemico è stato ucciso. Non curo, Non sono una Yumi del 2022, mi dispiace. Forse questa cosa cura. Ecco qua il mio gank. Bene, bene. Oh dai, però per essere Yumi Jungle non possono lamentarsi. Sono 1-1 e ho fatto il mio dovere. Poi mi è andata anche a culo che non abbiamo tratto degli inting troppo, Una bella Lich Bane. Il mio Jai tanto 10 stack da main speed di GWP. Sì, ma come le faccio 10 stack con Yumi Jungle? Arriva su Fizz. Cosa per me? Io non capisco come si stanno organizzando questi due, Fizz e Kog'Maw. Ma quanto cazzo stunna Leona? Ma porca troia, non posso mai premere W, ce l'ho sempre in cooldown per sta Leona di merda. Quanto odio Leona, non la sopporto. Ok. Se non fosse stato per Leona qui mi salvavo, perché volevo andare su Fizz, ma niente. Non potevo farlo. Allora, vediamo un po'. Dai, facciamo il Chancer che aiutiamo il nostro Kog.
Vedete, qua per aiutare Fitz sono morto, quindi Fitz non lo aiutiamo più, anche perché è inutile. Fitz, Zonia, first item, e ovviamente non prendiamo le scarpe che fanno danno, ma quelle che danno CDR. Perché? Perché lui vuole saltellare, spammare in giro e basta, praticamente. Sto facendo tipo Ivern, esatto, è quello che ho pensato di fare. Alla fine manca il support in questa squadra, perché Fitz sta trollando più di me in realtà. Io sto facendo quello che lui non sta facendo, in sostanza. Ivern spawna anche un tank. Più che altro Ivern fa i campi più velocemente. Io no. Guarda qua, quanto ci metto per fare un campo. Per questo dico, mi serve un po' di danno. Solo che non so da che cosa prenderlo il danno. Un alleato in stato. Ecco. Scappa, ti prego. L'ho salvato, ragazzi, che gank! Sono un'ambulanza. Io posso fare solo counter gank. Ma che cazzo? Ma guarda che carini che siamo, Ione. Siamo in sintonia. Due coglione. Ok. La Fizza ha davvero fatto la seconda torre bot. Ma come ha fatto? Arrenditi. Secondo voi chi è che ha chiamato la resa? Malzaro o Ione? Perché Fizz era impegnato, stava fightando. Kog'Maw non mi sembra che 3-0 voglia surrendare. Ma che sta succedendo in botlane? Anche i nemici trollano comunque questo cazzo di Fizz. Now you have me. Dai, fai qualcosa adesso. Farmiamo questo campo. Ah sì, per entrare da me devo darti i poteri, Lore. Però vabbè, intanto chiedigli se lui può spostarti nel canale vocale. Se no andate in un altro. Sì, gli avversari... Cioè, allora, non si sa perché Kog'Maw ha lasciato Fizz solo. E i nemici restano due bot e riescono a perdere contro un Fizz da solo anche la seconda torre. Come posso? Ma cosa sta succedendo in questa partita? Malzar non è mai mid, perché ovviamente c'è Kog'Maw. Boh, è due mid. Io ragazzi, io sono Yumi Jungle, ma tutto il resto è terribile. Cosa fa questo qua? Fa la ward umana, lo vedete? È sulla ward una... Perché c'è una pink lì? Ma io cosa sto vedendo? Questi sono i sogni, ragazzi. La notte noi sogniamo. E non si capisce un cazzo dei sogni. Questi tipo sono i sogni, però, su LOL. Ione top col grasp. E... due mid. Fizz support che fa le torri. 1v2. Yumi jungle. A questo punto Yumi Jungle non sembra nemmeno la cosa più strana. E se continuiamo così lo vinciamo. Capito? Non mi sembra una partita così difficile da vincere. Io non ho nessun potere perché non ho impatto, quindi devo solo pregare che i miei compagni facciano qualcosa. Io continuo a farmare, così almeno con progetti gli do una mano con la mia utilità. Io non sto capendo, ma cosa sta succedendo?
Oh, ho completato l'oggetto da jungle. Bene. Adesso prendo il Chancellor per Kog'Maw. Cos'altro posso fare? Questo? Questo è forte? Curare o proteggere un alleato consuma tutti i frammenti della resistenza. Ah. Boh. Che ne so. Tanto si fanno tutti con gli stessi item qua. Fizz che tipa da qui a qui. Ma io cosa sto vedendo? Anzi, questo Fizz è un genio. Boh. Questo Fizz è un genio. Ma Kog'Maw poi perché ha abbandonato la botte? E chi è che manda il surrend? Fizz sta riuscendo a fare le torri da solo. Oh, mi ha raddoppiato nel farm, Nocturne. Vabbè. Nel senso. Guarda come ti salvo. Cioè. Ti do lo scudo, ti do lo scudo. Porca troia. La tua torre è stata distrutta. Avvicinati un po', così faccio le cu meglio, no? E top lane sta perdendo tantissimo. Ma spammale addosso, che cazzo te ne frega. Vai, vai. Oh cazzo. Ah! Aiutami, ti prego. Oddio. Aiuto! Aiuto! Sono vivo! Grazie! Thank you! Ok. Che sta succedendo? Tanta Fizz non serve Kog. Esatto, cioè dovrebbe essere il contrario, però. Come fa ad avere solo un livello in più Nocturne? Un livello in più, ne ha 3 in più, è al 13, sono al 10. Go next, ah, ma secondo me è Fizz che continua a spammare l'FF a questo punto. No jungler, capito? Il problema è il no jungler, non il fatto che il top è 0-4 e il mid è 1-4. Il problema sono io. Capito. Aiuto. Come ha fatto a stunnarlo? Non era al centro. Vieni qua, porca puttana. Dove va Malzar? Malzar si vede che è un po' scemo, eh. Ma anche Yone. Secondo me sono due scemi loro. Dai, che è anche vincibile. Solo adesso Vladimir sta scalando di brutto. Non lo so. Vladimir secondo me va fuori controllo, eh. È un po' rischioso. Red, ti guido io. Mi hanno venduto sì, ma mi odia la mia squadra. Tanco io, guarda che brava. Sono una brava Yumi, ok? Tutto tuo.
Ti lascio pure gold. Visto che brava gattina. E no, ho smitato. Io devo finire il campo. Almeno così, dai. Devo curare quell'altro là. No! Non avevo visto che Vladimir aveva ultato! Ma che cazzo, non si vedeva! Povero Ione, lo potevo salvare con le cure. E con lo scudo. Merda. Fanculo alle skin che non si capisce se uno ha ultato o no. Vi giuro, non l'ho vista l'animazione, perché questa skin è diversa. Odio le skin. Non avevo proprio visto che stava in R. Peccato. Ci sono, ci sono. Ok. Tizio si è arreso. I don't want Yumi get carried. Must learn to behave. Bro, come on. I'm not the inting. No, we lose. Madonna. Like I played bad. Maz and Yone played worse than me. Ecco, vabbè. Scriverà sto rimbambito. Come mai l'hanno nerfata? Io non lo so. We can win this. Come on. Don't give up. You are trolling too with Fitz Soup. But I accept you. Che cazzo di persona di merda. Lui sta giocando Fit Support e va bene. Un'altra persona che gioca control non va bene, allora deve entare. Perché così dice: hai visto, hai visto? È perché hai preso Yumi Jungle. Abbiamo perso perché hai preso Yumi Jungle, era inutile. Non per me che ho iniziato a tentare perché non mi andava bene che tu avessi Yumi Jungle. Hai visto? Che ragionamento di merda. Nice logic, Fitz. Nothing, Yone. I'm not... vabbè. I'm not angry with you, Yone. I was just saying to Fitz. He is hinting because he don't want to watch me win this game. So, he behave worse. Di uccisioni interrotta. Un alleato è stato ucciso. Doppia uccisione nemica. Che coglione, veramente. I'm like an Ivern with my build. La tua torre è stata. But ok. You have zero utility as a support. At least I can help Cog. Ah, mamma mia, ragazzi. Il ritardo di Trenitalia. Mamma mia, ragazzi. Che testa di minchia. Adesso gli do fastidio così.
Thank you for help. Thank you for help in this team fight, Fitz. Mamma mia, che testa di merda, ragazzi. Cioè, lui sta top lane, capito? Sta top lane, non vuole fightare con noi, vuole che perdiamo, così dice, hai visto, ha ragione. Cugino, faccia piano, perché ho scritto thank you for help in this fight? Cosa devo dire? Cosa c'è di sbagliato? Dimmi. Mamma mia. Ok. Il tuo inibitore è stato distrutto. Sono le persone a cui sarebbe bello chiedere un 1v1. Ah, mamma mia. Fondamentalmente non ha più di 12 anni. Sai che ha ragione. Ma la vinciamo senza il suo aiuto. Stiamo vincendo senza Fizz, perché Fizz guarda dov'è. Io ho fatto i minion. Stava giocando anche bene, era riuscito a danneggiare molto la torre dell'inhibitor. Poi ho detto, no, sapete cosa? No, però non la voglio vincere, perché mi sono ricordato che c'è Yumi Jungle. E allora inizio a trollare. Che veramente, ragazzi, che testa di merda. Provato Broski. Niente, questo mi tiene ferma. Ok, siamo salvi. Vai, 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 vai che ce la fai, vai che ce la fai, vai che ce la fai. Ce la fai, cazzo, perché ci sono io. Oh, cazzo. Ma attenzione, devo difendere la top lane. Devo essere una bimbo merda. Fizz report. Tutti che scrivono report Fizz. Quanto godo. Quanto godo. Sto bimbo merda. Tutti che scrivono report Fizz. Anche Kog'Maw si è rotto i coglioni. Mamma mia. Mamma mia. Report Fizz. Godo. Godo totalmente. Ecco. Mamma mia. Che bello. Quanto godo. Sharap, non tiltare. No, non sto tiltando, sto godendo. Non voi siete fantastici perché non riconoscete le emozioni. Fizz Fat Kid, gli sono scritto. GVP all. Niente. Sono tornata perché mi si è alzata la febbre. Cosa mi sono persa? Niente. Praticamente Fizz
ha deciso di iniziare a trollare e non giocare più per cercare di farmi perdere, perché diceva non voglio che vincano Yumi Jungle. Va bene, ok, bravo, mentalmente 12 anni.